ragazzi, allora oggi siamo qui in un parco un po' accampati perché, come vi ho detto, adesso che vengo all'università a Milano non ho sempre la mia roba dietro e però non voglio lasciarvi senza video. Quindi ho trovato un santo ragazzo che mi ha prestato l'attrezzatura. Nell'info box trovate il link del suo profilo, se volete stalkerarlo, almeno gli ricambio il favore. Comunque, sta passando troppo in fretta il tempo, io non sto capendo, adesso fa un freddo cane, sono qui che sto ibernando, però è già finito novembre e tipo in 2 giorni è cambiata completamente la temperatura. È la fine del mese, perciò preferiti del mese. Anche questo mese mi ha scritto un'applicazione, questa volta però un'applicazione completamente diversa che cade perfettamente a fagiolo, perché col fatto appunto che vengo in università e faccio la pendolare per metà della mia vita, avanti e indietro, anche se in realtà 20 minuti e sono qui. Però sapete, sul treno non hai molta voglia di carburare, allora per distrarti tra la musica e qualcos'altro devi sempre giochicchiare, schiacciare qualcosa sull'iPhone. Questo gioco appunto si chiama Best Fiends. È un gioco tipo a Tris, in cui bisogna liberare dei mostriciattoli carinissimi, perché la grafica è pazzesca. E mi ci sto chiudendo troppo, perché è molto easy, quindi la mattina, quando non devo troppo pensare, mi metto lì a giochicchiare con i vari Tris. È gratuita, quindi non pagate niente né con Android né con iPhone. E nell'info box vi lascio il link per scaricarla se vi va, se siete a corto di giochi. Sapete che prima avevo l'iPhone vecchio e non potevo avere più di tanto sulla memoria, insomma avevo pochi giga disponibili. Adesso che ho preso quello con 64 giga mi sto sbizzarrendo, scarico il mondo e ho ricominciato a giocare con i giochini appunto, perciò se vi va di provarlo il link è nell'info box. Adesso passiamo ai prodotti invece preferiti del mese, che essendo qua a Milano più o meno sono sempre le stesse cose, però c'ho delle nuove cose che prima non usavo e ho iniziato a usare nelle ultime settimane, quindi ve le faccio vedere. Il fantastico Mary Lumanizer, ho ricominciato ad usarlo perché sapete che mi è caduto il Soft and Gentle per terra e sono stata a piangere per tipo 10 minuti. Ho ripiegato su questo, che comunque è bello ed è molto più economico rispetto al Soft and Gentle. Per quanto riguarda il fondotinta invece, il mese scorso vi ho fatto vedere quello di L'Oreal, che però adesso è troppo scuro, quindi sono andata a ricomprare questo di Sephora, che è il Tint Infusion, di cui forse vi avevo già parlato, del 25, che è un po' più chiaro. L'unica cosa è che per essere un prodotto di Sephora costa tipo un sacco, perché ci aggiungi 10 euro e ti compri quello di MAC. Costava tipo 20 euro se non sbaglio. Mi piace perché comunque è molto leggero, quindi se dovete usarlo tutti i giorni va bene, non appesantisce la pelle. E sapete che io all'inizio non mi truccavo tanto, adesso ho ricominciato a truccarmi un po' perché venendo in università di qua e di là, e non mi sono ancora usciti stranamente brufoli perché lo uso tutti i giorni, quindi... Continuando con le cose un po' più invece transgressive, cose del genere, nel weekend uso spesso questo rossetto di NARS, anche questo l'avevo comprato a New York e grazie a Dio hanno portato NARS anche in Italia, ed è il Red Lizard, che avrò usato qualcosa come 50 volte sto mese, mentre prima ce l'avevo da un anno e non l'avevo mai usato. Sapete che anche ho questi problemi, che ho miliardi di cose che non riesco ad usare, allora piano pianino sto cercando di usare... Vabbè, chi se ne frega ragazzi, questo cane deve morire e il rossetto è fantastico. Sai quanti insulti? Questo cane deve morire. Mentre... Lo fa apposta! Comunque, questa palettina invece è quella di Nabla. In realtà non uso tutti i colori, uso solamente quello centrale e quello marrone. Questo qua è Peach Velvet e l'altro Wild Side. L'ultima cosa che ho da farvi vedere come prodotti è una cosa che in realtà ho fregato a mia cugina perché è suo, però io lo uso tutti i giorni, quindi me lo sono portata qui per farvelo vedere. Ed è questo peeling detergente della Sien, dovrebbe dirsi così, ed è un sapone, cioè non è che sia questa cosa, è sapone, però c'è dentro delle microsfere che fanno un po' figo, e allora, boh, non lo so, mi piace. Per quanto riguarda gli accessori, invece, questo mese non ho molte cose da farvi vedere, però sto usando sempre, quando esco la sera, questa borsetta di Michael Kors che ho comprato quest'estate, ed è molto comoda, perché ha dentro, come se avesse il portafoglio, ci puoi mettere dentro le carte, e dato che non è che devo portare chissà che roba, cioè tipo l'iPhone, le carte... un po' di soldi e via, e il caricabatterie portatile, perché vogliamo parlare di quanto faccia schifo la batteria dell'iPhone 6, ma vabbè, questo è un altro discorso. Uso sempre questa alla fine della fiera, molto semplice e... Ah, dovrei parlare prima della musica. E come faccio? Perché io di solito faccio sentire la musica. La puoi aggiungere dopo. Il montaggio, aggiungi la musica in sottofondo, si può fare, te lo dico. Sì, lo so. Altrimenti vado io a fianco col cellulare con la musica.
No, per niente. No, perché dovrei cantarla e qui non penso che sia a caso. Sono usciti i CD sia di Justin Bieber che dei One Direction, quindi sono stata tutto il tempo ad ascoltare quelle canzoni. Allora, del CD di Justin la mia preferita è Sorry. Le altre tipo Purpose non mi piacciono tanto, boh, tutti sono impazziti, a me non piacciono. Il CD in generale è carino, però non sono stata molto ad ascoltarlo. Per quanto riguarda le canzoni invece di Made in the AM, tutte le ho ascoltate, anzi ci sto sottissimo, e la mia preferita è in assoluto Temporary Fix, che ha un testo un po' porno, però è molto bella. Invece un'altra canzone che non c'entra niente con questi CD è You Found Me dei The Fray, che amo. Cioè, in realtà questa canzone mi piace da sempre, però ultimamente la stavo ascoltando spesso, quindi è tipo in cima alla mia playlist di Spotify. Passando invece all'ultima cosa, che è tipo d'abbigliamento, è questa... boh, come si chiama? Maglietta, che ne so, no, a parte che non vedrete un cavolo. Comunque l'avevo comprata da Zara per andare a fare un video per Glamour, che tra l'altro vi lascio giù nell'info box se non l'avete ancora visto. Ho fatto 3 video, un paio per il Saint Laurent e uno per Lancome, quindi se vi interessa, fanno troppo ridere perché è come se fosse intervista doppia. Poi mi hanno fatto fare dei test con dei profumi, quindi giù nell'info box trovate tutto, e se alcuni non sono ancora usciti ve li linkerò più avanti. Sta di fatto che dovevo andare a fare sti video e ho comprato questa maglietta perché qui a Milano non avevo ancora portato niente, infatti è stato un po' di tempo fa e la sto usando spesso. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like anche per l'impegno e per la resistenza al gelo profondo, per favore. Ci vediamo presto e mando un bacione, ciao!